Benvenuto a Cortona, Cortona Comics. Cosa ti ha colpito di questi ragazzi? Ma sono, hanno una grande energia, poi in realtà siamo molto vicini d'età, quindi mi emoziona poter, insomma, parlare con loro e scambiarci opinioni. Un'ora di chiacchierata a cuore aperto, quella che il cantautore Alfa al secolo Andrea De Filippi ha dedicato prima del concerto serale ai ragazzi delle scuole superiori e medie di Cortona, selezionate per l'occasione dagli organizzatori del Cortona Comics. Centro Sant'Agostino gremitissimo ed entusiasta. Tantissime le domande rivolte al cantante, guest star, insieme agli altri artisti, del partecipatissimo concerto musicale legato al Festival del Fumetto. Dalle sue fonti di ispirazione al suo periodo giovanile vittima del bullismo, fino al suo rapporto con la musica e ai suoi idoli ispiratori. Inevitabile sentito il riferimento al cantautore Lorenzo Cherubini, che alla fine, peraltro, non si è presentato, come sperato da tanti fan, sul palcoscenico del Cortona Comics, trovandosi all'estero con la sua famiglia. Avevo 5 anni, la Genova suonava in questo palazzetto, è stato il mio primo concerto, e sono stato per i genitori, sono rimasto folgorato dalla sua energia, dalla sua voglia proprio di cantare, di vedersi la musica, e ancora oggi. Proprio riferimento, pensa che per rispondere al telefono c'è un suo messaggio, ma se però cosa per farti capire. Possiamo sapere che c'è scritto. Ha scritto avanti tutta, godi di tutto, te lo meriti e resta fedele alla musica e significa il suo. Dal palcoscenico di Sant'Agostino, il cantautore, parlando della sua generazione e di quella dei suoi giovanissimi interlocutori, ha cercato di spingerli a sganciarsi dal mondo dei social. Al termine dell'incontro, gli organizzatori, capitanati da Domenico Monteforte, lo hanno omaggiato di alcuni gadget, oltre ad una caricatura appositamente realizzata dal fumettista Umberto Sacchelli, autore anche delle mascotte della manifestazione. Il Festival del Fumetto riaprirà le porte al pubblico domani, con un'altra 2 giorni da non perdere. Fra gli ospiti ci saranno anche alcune firme del fumetto americano, ma sarà presente anche il mondo del fumetto prettamente di scuola italiana.